Incipit. Ogni storia ha un inizio. Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate, una magnifica giornata d'estate, soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare, il direttore era in ferie e lui si trovava nell'imbarazzo di metter su la pagina culturale, perché il Lisboa aveva ormai una pagina culturale. E l'avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d'estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva e con una città che scintillava, letteralmente, scintillava sotto la sua finestra e un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un nitore che quasi feriva gli occhi. Lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo a Pereira è impossibile dirlo. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira la Dolorosa. Sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima. Sarà perché lui era grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta. E il medico gli aveva detto che se andava avanti così non gli restava più tanto tempo, ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte, sostiene. E per caso, per puro caso, si mise a sfogliare una rivista. Era una rivista letteraria che però aveva anche una sezione di filosofia. Una rivista d'avanguardia, forse. Di questo Pereira non è sicuro, ma che aveva molti collaboratori cattolici. E Pereira era cattolico, o almeno in quel momento si sentiva cattolico. Un buon cattolico, ma in una cosa non riusciva a credere. Nella resurrezione della carne. Nell'anima sì. Certo, perché era sicuro di avere un'anima, ma tutta la sua carne, quella ciccia che circondava la sua anima, ebbene quella no, quella non sarebbe tornata a risorgere. Poi perché, si chiedeva Pereira, tutto quell'ardo che lo accompagnava quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, ma perché dovevano risorgere?